Ciao Ivrea, ci ridai speranza questa sera, ci ridai speranza con Matteo. Io voglio ringraziarvi della vostra bella partecipazione, voglio ringraziarvi anche dell'impegno che metterete in queste ultime, diciamo, giorni di campagna elettorale. Voglio ringraziare però anche, oltre alla lista e le candidate, i candidati del Partito Democratico che sono qui con me, ringraziare anche le altre liste che sono a sostegno di Matteo. Davvero grazie, perché è così, nel concreto, su un'idea del futuro di questa comunità e di questo territorio che si riescono a trovare convergenze importanti. Attorno a quello che ci appassiona, l'attaccamento alla terra, a questa terra, alle sue tradizioni e alle sue vocazioni. C'è tanto che possiamo ricostruire, ma la prima cosa da mettere al centro dopo anni difficili come quelli che abbiamo vissuto è la cura, questa parola che ha utilizzato Matteo che è fondamentale, la cura delle nostre comunità. Ed è per questo che voglio ringraziare davvero il Partito Democratico regionale che sta facendo questa campagna per riuscire ad azzerare le liste d'attesa, perché ha un diritto alla salute fondamentale, quello sancito dalla Costituzione, ma che troppo spesso rimane sulla carta. E per questo mi chiedo di nuovo cosa aspetta questo governo guidato da Giorgia Meloni a mettere le risorse che servono per far stare in piedi la sanità pubblica universalistica, evitando tagli, evitando privatizzazioni striscianti come quelle che stiamo già vedendo anche qui. E lo sappiamo che serve più cura e più salute per le persone. Se non ci ha insegnato questo la pandemia da cui veniamo, che abbiamo bisogno di investire di più perché manca il personale, perché abbiamo bisogno di mettere a terra quegli investimenti del PNRR, che questo acronimo insomma sembra una cosa astratta, invece è molto concreta, perché parla di sanità territoriale, parla delle case della comunità. Le case della comunità di cui questo governo dubita che si riusciranno realmente a realizzare. Noi invece diciamo si devono riuscire a realizzare ed è inutile che se la prendano con noi perché li critichiamo quando dicono che non si possono fare. Sta a loro che oggi governano il paese mettere le risorse per non far perdere servizi alle cittadine e cittadini. Non è che le risorse non ci sono, è che le stanno mettendo nella flat tax per abbassare le tasse anche ai ricchi, che vuol dire far mancare i servizi ai poveri. E noi siamo contrari. E noi siamo contrari, perché siamo quelli che si occupano del fatto che a prescindere dal portafoglio la sanità pubblica deve riuscire a curarti, che ci sono troppe persone che stanno rinunciando a curarsi perché non ne hanno i mezzi e non lo possiamo accettare. E questo vuol dire occuparsi anche, oltre che della sanità pubblica, occuparsi di un altro diritto fondamentale, che è quello all'istruzione, perché la scuola pubblica è la prima grande leva di emancipazione sociale. E allora non facciamoci intortare da questa maggioranza, perché le amministrazioni lo possono fare, già da qua una differenza, perché se Matteo sarà in grado di governare questa città, sarà sicuramente al centro dei vostri pensieri l'educazione dell'infanzia, i nidi, gli asili nido sono fondamentali per lo sviluppo futuro delle nostre comunità, continuiamo a ribadirlo. Lo sono per tre motivi che non mi stancherò mai di ricordare. Il primo è che prima partono i percorsi educativi e tutti gli studi dimostrano che più saranno solidi in futuro. Vuol dire riuscire a ridurre le diseguaglianze dai primissimi mesi di vita. Il secondo è che sappiamo essere uno strumento fondamentale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie. E anche questo è importante perché cambia il volto delle nostre città, la qualità della vita delle persone che abitano le nostre città. E naturalmente lo sappiamo che in questi anni in cui si sono ridotti gli spazi di welfare, il carico di cura è rimasto soprattutto sulle spalle delle famiglie e dentro a quelle famiglie soprattutto sulle spalle delle donne, e questo ne ha leso potentemente il potenziale occupazionale e la libertà delle donne, che noi continueremo a difendere dicendo investiamo di più nei servizi educativi dell'infanzia e nelle infrastrutture sociali rivolte a quelle fasce più fragili che hanno più sofferto anche gli anni della pandemia. Perché è vero, ci ha colpito tutti, ma non tutti allo stesso modo. E allora il primo pensiero di un'amministrazione che si prende cura della sua comunità deve andare ad esempio alle persone anziane che vivono da sole o alle persone non autosufficienti che hanno bisogno naturalmente di cure e di assistenza e devono trovare una rete di servizi
servizi a loro dedicati. Trovo davvero inquietante che questa maggioranza abbia approvato le riforme su cui stavamo lavorando già noi prima, sulla non autosufficienza, ma non abbiano messo un euro su quelle riforme. Vuol dire non riuscire a dare risposte alle persone anziane, alle persone non autosufficienti. Vuol dire non avere a cuore quello che invece dobbiamo fare anche per le persone con disabilità e le loro famiglie, perché ho visto da amministratrice regionale negli anni della pandemia la maggiore fatica che hanno fatto nel venir meno di servizi fondamentali intorno. È per questo che continuiamo a batterci per avere maggiori risorse, perché una cosa noi crediamo fondamentalmente che questa destra non capisce, e cioè che il welfare non è un costo, è un investimento ed è uno dei più importanti per il futuro delle nostre città. Noi continueremo a insistere su questo. E un'economia può tornare a fiorire. Ho apprezzato tanto questa attenzione che mettete sulla necessità di favorire la creazione di nuova impresa, anche da parte dei giovani, di riuscire a semplificare il rapporto tra le piccole e medie imprese, i professionisti e la pubblica amministrazione, di avere quell'attenzione alla partecipazione e all'ascolto, perché la partecipazione ti prende un po' di tempo in più, ma è un ingrediente fondamentale per scrivere politiche migliori, perché tengono già il punto di vista delle persone su cui quelle politiche poi vanno a produrre degli effetti. Quindi tempo ben speso quello che ci mettiamo nell'ascolto e che avete messo già all'inizio come primo punto del vostro programma. Avete fatto bene, così come avete fatto bene a mettere al centro l'idea di accompagnare il fiorire di piccoli esercizi commerciali di prossimità. C'è qualcuno che parla della città dei 15 minuti. E beh, Ivrea potrebbe essere un bellissimo esempio di questo, cioè che nel tuo quartiere trovi a disposizione i servizi fondamentali che determinano la qualità della vita: la salute, la scuola, i nidi, le scuole per l'infanzia, gli esercizi commerciale di prossimità. Ecco, vivere meglio e farlo con una mobilità che è sempre meno inquinante e sempre più sostenibile. Prima ha detto una parola importante Matteo, e lo ringrazio, perché è una campagna che stiamo facendo in tutta Italia. Ha parlato delle comunità energetiche. Le comunità energetiche realizzano due obiettivi straordinari: permettono alle persone, alle associazioni, alle imprese, alle scuole, anche alle case popolari, di mettersi insieme e di autoprodurre, ad esempio con i pannelli sui tetti, dell'energia pulita e rinnovabile. Questo realizza due obiettivi. Il primo, abbassa le bollette, e ne abbiamo bisogno dopo la crisi energetica che abbiamo vissuto in questi mesi. Non possiamo più dipendere così dalle fonti fossili. Ce lo dice la scienza, ce lo chiede le nuove generazioni che giustamente sono preoccupate per il loro diritto ad un futuro vivibile su questo pianeta, che è uno soltanto, che abbiamo in prestito e non in proprietà. E allora le comunità energetiche da un lato ti fanno risparmiare in bolletta, dall'altro riducono le emissioni climalteranti, che non fanno male soltanto al pianeta, badate, fanno male anche alla nostra salute. Io non so che estate avete vissuto voi a Ivrea ultimamente, ma io a Bologna ne ho viste di persone anziane che hanno fatto fatica a uscire in un pomeriggio d'agosto con il caldo che fa e con le ondate di calore che sono determinate dai cambiamenti climatici. Anche quella è sicurezza delle cittadine e cittadini. Lo voglio dire agli appassionati di sicurezza che stanno al governo, ma che di questo tema non parlano mai, perché lo negano. E voglio dirgli anche che potrebbero ogni tanto far la cortesia di parlare anche di sicurezza sul lavoro, perché è impossibile continuare a morire di stage e di lavoro in questo paese, lo diciamo anche in vista di una ricorrenza fondamentale come la festa del lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori. Lo dico perché quel giorno porteranno nel Consiglio dei Ministri un decreto che è una provocazione, perché porta il nome del lavoro, ma in realtà dentro nasconde anche l'aumento della precarietà e dei contratti a termine. Basta lavoro povero e basta lavoro precario, perché taglia le gambe al futuro del nostro paese. Chiedetelo ai giovani che sono qui con noi che cosa vuol dire costruirsi un futuro con un contratto che dura 3 mesi e non sai se ce l'hai il giorno dopo. Chiedete cosa vuol dire stare nel paese dove anche quando si investe nella formazione di qualità poi i salari sono così bassi che troppi ragazzi e ragazze decidono di andare altrove a portare le loro competenze. È il contrario del modello straordinario che Ivrea ha insegnato a questo paese, e quindi dovremmo prenderne ancora spunto. Inclusione, giustizia sociale e clima sono le tre grandi sfide che abbiamo davanti, e per farle serve lavoro non qualsiasi, ma lavoro di qualità, lavoro ben remunerato, lavoro dignitoso che permette di costruire futuro e che permette di costruire famiglia a chi lo vuole fare. Perché io non ci credo che questo governo non veda il nesso tra la crisi della natalità, che è un tema molto serio, e la precarietà incredibile che colpisce soprattutto i giovani, soprattutto le donne. Non possono non vederlo, ed è una parola, precarietà, che non dicono mai.
mentre stracciano gli strumenti di sostegno al reddito alle fasce più povere. Ecco, questo fanno, perché hanno saputo sempre fare solo tanta propaganda, cercando di mettere gli uni contro gli altri le persone che stanno peggio. Pensateci, a colpirne sempre di nuove quelle che stanno peggio, così che nessuno possa alzare la testa e vedere che in questi anni di crisi, anche in mezzo alla pandemia, qualcuno ha continuato ad arricchirsi anche a scapito degli altri. E quindi è per questo che noi al centro delle nostre amministrazioni mettiamo l'idea della redistribuzione, una parola fondamentale da riscoprire, redistribuzione dell'accesso ai servizi, delle opportunità, delle ricchezze, dei saperi, perché senza un grande investimento in formazione noi non riusciremo a attraversare la transizione digitale, ne sa qualcosa proprio Ivrea, e anche naturalmente la transizione ecologica. Abbiamo bisogno di investire nelle persone, nelle loro competenze e nel loro saperi. Ecco, però per governare bene bisogna avere questo tipo di visione, e dall'altra parte invece non la stiamo vedendo. Non la stiamo vedendo, e continueremo a chiedere invece al governo di mettere le risorse dove servono. Naturalmente, ecco, stava sottolineando ancora l'importanza del trasporto pubblico. Guardate, io vengo da una regione dove in mezzo alla pandemia abbiamo fatto una scelta: ci vogliono le risorse, ma la politica è l'arte proprio di prendere le risorse che non sono infinite e metterle in senso redistributivo dove servono di più. E noi scegliemmo durante la pandemia di rendere gratuito il trasporto pubblico locale per i giovani, soprattutto delle fasce più svantaggiate economicamente. Si può fare. Vuol dire fare una cosa diversa, vuol dire far risparmiare 600 euro all'anno a una famiglia, che può fare la differenza, e coltivare la cultura di una mobilità altra e sostenibile. Quindi certo che ci batteremo anche per questo. Futuro con un contratto che dura 3 mesi e non sai se ce l'hai il giorno dopo. Chiedete cosa vuol dire stare nel paese dove anche quando si investe nella formazione di qualità poi i salari sono così bassi che troppi ragazzi e ragazze decidono di andare altrove a portare le loro competenze. È il contrario del modello straordinario che Ivrea ha insegnato a questo paese, e quindi dovremmo prenderne ancora spunto. Inclusione, giustizia sociale e clima sono le 3 grandi sfide che abbiamo davanti, e per farle serve lavoro non qualsiasi, ma lavoro di qualità, lavoro ben remunerato, lavoro dignitoso che permette di costruire futuro e che permette di costruire famiglia a chi lo vuole fare. Perché io non ci credo che questo governo non veda il nesso tra la crisi della natalità, che è un tema molto serio, e la precarietà incredibile che colpisce soprattutto i giovani, soprattutto le donne. Non possono non vederlo, ed è una parola, precarietà, che non dicono mai, mentre stracciano gli strumenti di sostegno al reddito alle fasce più povere. Ecco, questo fanno, perché hanno saputo sempre fare solo tanta propaganda, cercando di mettere gli uni contro gli altri le persone che stanno peggio. Pensateci, a colpirne sempre di nuove quelle che stanno peggio, così che nessuno possa alzare la testa e vedere che in questi anni di crisi, anche in mezzo alla pandemia, qualcuno ha continuato ad arricchirsi anche a scapito degli altri. E quindi è per questo che noi al centro delle nostre amministrazioni mettiamo l'idea della redistribuzione, una parola fondamentale da riscoprire, redistribuzione dell'accesso ai servizi, delle opportunità, delle ricchezze, dei saperi, perché senza un grande investimento in formazione noi non riusciremo a attraversare la transizione digitale, ne sa qualcosa proprio Ivrea, e anche naturalmente la transizione ecologica. Abbiamo bisogno di investire nelle persone, nelle loro competenze e nei loro saperi. Ecco, però per governare bene bisogna avere questo tipo di visione, e dall'altra parte invece non la stiamo vedendo. Non la stiamo vedendo, e continueremo a chiedere invece al governo di mettere le risorse dove servono. Naturalmente, ecco, stava sottolineando ancora l'importanza del trasporto pubblico. Guardate, io vengo da una regione dove in mezzo alla pandemia abbiamo fatto una scelta: ci vogliono le risorse, ma la politica è l'arte proprio di prendere le risorse che non sono infinite e metterle in senso redistributivo dove servono di più. E noi scegliemmo durante la pandemia di rendere gratuito il trasporto pubblico locale per i giovani, soprattutto delle fasce più svantaggiate economicamente. Si può fare. Vuol dire fare una cosa diversa, vuol dire far risparmiare 600 euro all'anno a una famiglia, che può fare la differenza, e coltivare la cultura di una mobilità altra e sostenibile. Quindi certo che ci batteremo anche per questo, e ci batteremo per tutti quei valori costituzionali che purtroppo qualcuno dimostra di non apprezzare. Anche le più alte cariche dello Stato, lo ricordava prima Mimmo, anche le più alte cariche dello Stato in questi giorni, alcune di queste hanno scelto di non festeggiare il 25 aprile. E invece noi siamo orgogliosi delle nostre radici e la nostra Costituzione antifascista, e continueremo ad esserne orgogliosi e a praticare ogni giorno l'impegno per realizzare pienamente i valori di quella Costituzione.
Lo faremo anche mettendo al centro del nostro sforzo un diritto di cui bisogna continuare e tornare a parlare. Lo dico anche a noi, lo dico anche al Partito Democratico. Un diritto fondamentale su cui cercheremo di mettere più attenzione è il diritto all'abitare, il diritto fondamentale alla casa. Guardate, il governo sta stracciando i 330 milioni che prima si davano alle famiglie che fanno fatica a pagare gli affitti. Noi chiediamo di rimettere invece quelle risorse in campo, chiediamo di investire nelle case popolari, di riqualificarle, non c'è neanche bisogno di fare nuovo consumo di suolo. Troppe case popolari sono vuote perché hanno bisogno di piccole o medie manutenzioni su cui questa regione evidentemente non sta facendo abbastanza, così come tante altre. E allora noi ci crediamo invece che abbia ancora senso rimettere al centro i bisogni fondamentali delle persone, quelli di cui discutono a tavola la sera, quell'Italia di cui spesso ci si dimentica nei discorsi, ma che è quella che fa più fatica. A loro rivolgiamo il nostro sguardo. Guardate, io vi ringrazio di essere qui e io sono felice di essere qui con voi, ma per questa sfida per il futuro di Ivrea voi potete fare molto di più di quanto possa fare io, perché siete voi che conoscete questa città e le sue speranze e anche le sue paure, e siete soltanto voi che potete andare nelle prossime settimane a convincere quelle persone che stasera qui in piazza non ci verrebbero mai, perché non credono più nella politica. E io vi chiedo di fare questo sforzo per noi, perché c'è modo e modo di fare la politica, ma se non la fai, la politica si occupa comunque di te, e le scelte che faranno, l'abbiamo visto in questi anni di amministrazione qui, ricadono comunque sulla qualità delle nostre vite. E allora vale ancora la pena crederci, provare a credere in questa squadra meravigliosa che Matteo è riuscito a riunire intorno a sé e intorno a un progetto concreto di cose che vogliamo fare per la città. Hai citato lo sport, hai citato Berruto. Ecco, lo sport è un altro vettore di inclusione fondamentale, ma è anche prevenzione dal punto di vista sanitario, è anche rigenerazione urbana, riqualificazione degli spazi. Come si può parlare di sicurezza delle nostre città se non valorizziamo e riempiamo di luce, di movimento e di socialità le aree più distanti, le aree più buie delle nostre città? Questo è costruire davvero la sicurezza della comunità. E con questo spirito vi chiedo, dateci una mano, perché le idee non ci mancano, ma da soli non le possiamo portare avanti. Allora, se ognuno di voi convince altre 10-20 persone che sapete che magari non vogliono più votare, oppure che stanno facendo altro, quelle che incontrate al lavoro, a scuola, quando andate a casa la sera, provate a darci una mano, perché io sono convinta che da qui possa partire una bella mobilitazione collettiva che porti Matteo Chiantore a essere il prossimo sindaco di Ivrea, e io glielo auguro. Grazie, grazie a tutte, grazie a tutti.